le tasse di soggiorno. Ok, quindi. Possiamo pagarla col bancomat? Tasse di soggiorno no. No? Come mai? Infatti, non so come mai, ma perché non vanno fiscalmente dedotte. Totale esente, capito? Quattro sono in moneta proprio. Va bene. Non posso proprio incassarla, se non me l'hanno tassata, è una cosa che già costano. Carico comunale quella, non la dobbiamo così pura. Sì, sì, comunque sarebbe obbligatorio comunque accettare il POS anche in questo caso. Comunque gli diamo non in contanti. So, chiamiamo guardia. No, non c'è problema. Non c'è problema. Paghiamo contanti. Perché così dicendo gliela offro, cioè i discorsi sono. Non è così come dici lei, perché non è deducibile. È una questo... tassa che è del comune, una tassa comunale. Sì, sì, ma voi la dovete riversare al comune tale e quale. No, no, ma non c'è problema, io sono sicuro di quello che dico, paghiamo cash, quanto è l'importo? 8 euro totali. Ok. Mi informerò. Si fa bene informarsi perché è così. Sono già pagato? Grazie, scusi, io il vino non l'ho toccato, può verificare la quantità che mi è stata versata? Che... direi che... Bene, esatto, grazie mille. È stato molto cortese, la ringrazio molto. Per la verità non ci sono regole e questo è un problema di correttezza per gli esercenti, ma noi consumatori abbiamo un superpotere, quello semplicemente di chiedere. E voi, lo sapevate? Guardate cosa vi faccio vedere, in gelateria ci sono le vaschette, ognuna di queste ha un peso, quelle sono da 500 grammi, poi da 750 sono le vaschette, eccole lì, da un chilo, ma alla fine finisco sempre per pagare di più di quanto preventivato. E allora come funziona? Vado a chiedere. Senti, ma invece quanto costa, per esempio, una vaschetta da mezzo chilo? A peso, sì. 30 euro al chilo, quindi all'incirca 120 euro. Quindi qualunque gelato prendo costa sempre 30 euro al chilo? Sì, in base alla pesiamo. In base a quello il prezzo. Ma il peso dovrebbe essere quello della vaschetta, teoricamente? Sì, indicativo è intorno ai 500 grammi, poi magari sono dei gusti che pesano di più, dei gusti che pesano di meno e magari può essere più basso o più alto. Comunque... Ma il prezzo al chilo dove è scritto? 30 euro al chilo, dovrebbe essere scritto qua? Sì, qua. Ah, ok. Ed in effetti il prezzo è correttamente esposto, vedete in questo cartello 30 euro al chilo, ma c'è qualcosa che non mi quadra. Non credete che se compro una di queste vaschette l'addetto debba fare tutto il possibile per mettermi esattamente il peso indicato? Almeno so in anticipo quanto vado a pagare, senza sorprese, invece finisco per pagare sempre di più. E voi lo sapevate? Attenzione quando andate a prelevare al bancomat, guardate qui in primo piano c'è una truffatrice che si avvicina, ecco guardate, scruta il PIN, ecco si allontana perché lo ha memorizzato, ma adesso la banda deve entrare in possesso della carta della consumatrice che è lì allo sportello e come fare? Arriva una seconda complice, tira fuori una banconota dal portafoglio e vedete, ecco la mette per terra, chiama la signora, forse le sono caduti dei soldi, la signora non vorrebbe nemmeno allontanarsi ma la tira via perché la terza complice lì dietro, ecco col cappello bianco, sostituisce la carta originale con una falsa e a questo punto scappa via, hanno la carta, hanno il PIN, andranno a fare dei prelievi. E voi lo sapevate? Ciao. 1,95. Ho visto 1,89. Sì. È cambiato 1,89. Sì, stava a cambiare stamattina, prezzo. 1,95. No, l'ho presa nel frigo, 1,89. Ah, quell'altro. Eh? Ma passa, vabbè, dai, 3. Sì, sì, non ho ancora pagato. Io pagavo 1,89. Come mai c'era quel prezzo, se è sbagliato? Non l'avete aggiornato quello nel frigo? No, siamo aggiornati sul frigo, vai, siamo dimenticati sul frigo. Ah, vi siete dimenticati sul frigo? Succede. Sì, sì. Vabbè. È giusto che il consumatore paghi il prezzo esposto, quindi. Sì, 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 è stato correttissimo. 1,89. Grazie, buona giornata. Grazie a te, ciao. Quando è giusto. Caro tabaccaio, non puoi più rifiutare carte e bancomat per l'acquisto delle sigarette. Lo ha deciso con effetto immediato l'Agenzia delle Dogane con una delibera del 26 di giugno.
revocando quella ingiusta, secondo me, eccezione che vi consentiva di rifiutare i pagamenti elettronici per quei prodotti, sigarette, valori bollati e francobolli, per i quali a vostro giudizio ci guadagnavate troppo poco, e questo per colpa delle commissioni bancarie. Ma lo dice proprio l'Agenzia delle Dogane, queste ragioni economiche non sussistono più, perché ormai quei costi si sono abbassati, persino in qualche caso annullati. E quindi da oggi dovete accettare carte e bancomat anche per le sigarette. E voi tabaccai, lo sapevate? Ma posso utilizzare il bagno di un bar anche senza essere costretto a consumare? Insomma, posso andare alla toilette senza prendere neppure un caffè o una bottiglietta d'acqua? Se lo chiedono spesso i consumatori, perché in realtà la legge impone a tutti gli esercizi che fanno somministrazione, quindi bar e ristoranti, di avere un bagno funzionante. Però attenzione, la legge precisa a disposizione della clientela pagante. Ciò vuol dire che il bar e il ristorante sono obbligati a fornire il bar soltanto a chi è cliente, anche magari comprando un pacchetto di gomme o appunto una bottiglia d'acqua. Poi naturalmente ogni esercente è libero di decidere le sue polizze e di far accedere anche i passanti. Quel che certamente non si può fare è di far pagare qualcosa per andare al bagno. Questo vale naturalmente tanto per il cliente dell'esercizio, tanto per chi non è cliente. Insomma, se trovate un cartello con scritto un euro per andare in bagno, sappiate che questo è illegale. Il bagno è un vostro diritto se consumate al bar. E voi lo sapevate? Hai acquistato un prodotto su Temu? Beh, potresti essere in pericolo. Temu è l'ultima piattaforma di fast fashion tipo Shein, che è stata scaricata tra l'Europa e gli Stati Uniti 100 milioni di volte, perché offre prodotti a bassissimo costo. Ma arriva un report da parte di esperti di cybersicurezza secondo i quali Temu potrebbe essere un'app malevola. Scaricarla sul nostro telefono vuol dire installare degli spyware, dei malware che potrebbero prendere i nostri dati e mettere in pericolo la nostra sicurezza e persino, dicono alcuni, la sicurezza nazionale degli Stati Uniti. Nemmeno a dirlo, è un'app cinese, quindi consideriamo sempre quando ci sono questi allarmi che potrebbe trattarsi di guerre commerciali. Io peraltro non sono un esperto di informatica, quindi fatemi sapere nei commenti se ci sono davvero dei rischi di tipo tecnologico, ma sono un esperto di consumatori e allora vi dico, non conviene acquistare quei prodotti a basso costo, perché si tratta davvero di moda, usa e getta, e anche se ho speso soltanto 5-6 euro, beh, sono soldi sprecati e che fanno male all'ambiente. Temu, dicono i report, è un'app non sostenibile, insomma adesso è in perdita. Ora, se faccia business con i nostri dati o semplicemente cerchi di entrare nel mercato per dominarlo, non lo sappiamo. Quel che è certo è che prodotti di quella qualità io non li comprerei. E voi lo sapevate? E poi da un giorno all'altro scoprite di essere stati trasferiti automaticamente da una banca all'altra. E quello che è successo ai correntisti di Intesa San Paolo, che si ritrovano a diventare dei correntisti di Isybank, sì, banca dello stesso gruppo di Intesa San Paolo, ma con qualche piccola differenza, perché questa banca non ha le filiali fisiche e non solo, non ha neppure l'e-banking su internet. Se volete operare dovete per forza usare la loro app. Certo, Intesa San Paolo ha fatto tutto in automatico, vi sono stati trasferiti anche gli accrediti dello stipendio o gli addebiti delle bollette, e ci mancherebbe altro, e la comunicazione è stata fatta, certo che è stata fatta. Se avevate deciso di ricevere le comunicazioni della banca tramite app magari 2 anni fa, beh, questa comunicazione così importante vi è arrivata tramite app, formalmente ineccepibile. Io direi però che dalle banche, soprattutto da quelle che si riempiono la bocca di consumatori al centro, di attenzione al cliente, bla bla bla, forse sarebbe stata necessaria un po' più di attenzione, come dimostrano le migliaia di reclami che stiamo ricevendo. Adesso sarà il caso di approfondire se è giusto che una comunicazione del genere vada fatta in questo modo, seppur autorizzata dal cliente. Non lo so, io ho qualche dubbio, e voi lo sapevate? E voi lo sapevate che Isybank sta finalmente rispondendo ai reclami che vi avevo fatto scrivere, e lo sta facendo in modo positivo? Guardate qua. Gentile cliente, ci riferiamo alla lettera da lei inviata relativamente al conferimento in Isybank dei suoi rapporti con Intesa San Paolo.
In considerazione di quanto da lei comunicato, questo è il reclamo che vi abbiamo fatto scrivere proprio noi, la informiamo che i suoi rapporti non saranno trasferiti in EasyBank e ad essi non verranno applicate le modifiche contrattuali che le sono state comunicate. Insomma, sembra proprio che la banca stia facendo un passo indietro, quindi se non l'avete ancora fatto, usate il modulo di reclamo che trovate a questo link, ve lo lascio anche nel primo commento, e fatemi sapere se avete ricevuto anche voi questa risposta o se invece la banca tiene duro, perché in quel caso, teniamo duro anche noi, e voi lo sapevate.